Ciao a tutti da Massimo, una puntata speciale di I Love Italo Disco. Con noi abbiamo uno dei grandi autori cantanti italiani che ha mosso i suoi primi passi, pensate un po', nel mondo della Italo Disco. Lo voglio ringraziare con tutto il cuore per aver accettato questo mio invito. Signore e signori, abbiamo il grande Marco Masini. Ciao, Ciao buongiorno. Marco, che piacere veramente averti qui con Grazie, noi. grazie, piacere mio. Allora, una puntata molto particolare perché questo mio, tra virgolette, format familiare è basato sulla musica da discoteca anni 80 e 90. Marco, allora, tutti ti conoscono, però forse in alcune sfaccettature un po' meno. Come ti sei avvicinato al mondo musicale e come sei arrivato poi alla dance? Beh, diciamo che al mondo musicale mi sono avvicinato proprio grazie alla dance, perché la dance degli anni, fine anni 70, primi anni 80, mi hanno avvicinato all'elettronica. L'elettronica, io essendo già tastierista, pianista, l'elettronica mi ha coinvolto subito, quindi l'uso di sequencer, l'uso di macchine sincronizzate con ovviamente mezzi abbastanza rudimentali. Le prime sincronizzazioni avvenivano grazie a una SMPTE, quindi una sorta di comando digitale con dei numeri che allineava tante macchine insieme per farle andare a tempo. Ed è questa la cosa che ha scaturito in me una sorta di curiosità incredibile verso l'elettronica stessa, quindi la possibilità di realizzare attraverso l'elettronica appunto degli arrangiamenti, delle sonorità e le prime cose sono nate proprio con la cassa in quattro, quindi la cassa in quattro porta dalla disco music alla dance e a tutta l'evoluzione che poi la dance ha partorito. Certo. Ti ricordi, diciamo, proprio il primo pezzo in cui hai partecipato? Beh, mi ricordo che già io lavoravo in studio insieme a Bob Ross, famoso chitarrista degli Extra, fonico e grande musicista. In studio da lui io cercavo di essere un po' il garzone di bottega, quindi facevo arrangiamenti, realizzavo e tutta una serie di cose. Finché mi fu proposto dall'ex Studio 54, quindi Tiziano Fanfani, con tutto lo staff del nuovo Xenon, di fare la sigla di apertura che avrebbe sancito l'inizio delle danze, quindi di solito le discoteche funzionavano così fino a una certa ora c'era un DJ che comunque metteva dei brani, la gente un po' ballava, poi arrivava Marzio Dance, che era il DJ d'eccellenza della discoteca, la star della discoteca, e iniziava la sua playlist con una serie di disco mix che aveva selezionato e scelto per far riempire la pista. Prima della sua playlist c'era la sigla che dava inizio a tutto ciò, Certo. e si chiamava appunto The E Adventure, qui che io vediamo ero la copertina originale del mix. esattamente, che ho realizzato insieme a Fabrizio Simoncioni in studio per la prima volta. Quindi quello è stato la mia prima incisione, la mia prima registrazione, che poi è stata divulgata in tutti i negozi di Firenze. Credo abbia avuto una tiratura di disco mix abbastanza limitata, soltanto per la discoteca, soltanto per la città, però andò bene, fu una cosa che per me, insomma, fu molto gratificante. Sì, poi è arrivato anche Rapo Ash, è arrivato Sì, anche quello di esatto. Marzo Dance, fantastico, sempre con Simoncioni. Tra l'altro Simoncioni mi ha detto che tu sei straordinario, te riuscivi, no, a comporre con la tastiera in maniera proprio straordinaria. Proprio, avevi un talento, avevi. No, vabbè, ma sai, La tua qualcosa. velocità, tutti mi hanno detto, guarda, c'è la Marco, era velocissimo, con quella tastiera, con quei suoni, cioè riusciva a fare tutto.
Ma cercavamo di impiegare i budget anche che avevamo a disposizione, che non erano poi così, così milionari, quindi erano abbastanza ristretti e dovevamo in qualche maniera far entrare molte cose in pochi giorni di lavoro in uno studio che comunque veniva affittato, noleggiato, mentre oggi tu puoi vedere anche dietro di me il mio home studio, che oggi le cose si fanno sostanzialmente a casa, si fanno con un computer portatile, ma a quei tempi non c'erano tutte queste risorse e quindi l'elettronica aveva aveva dei passi a step molto più lenti e noi dovevamo cercare in quegli step di fare più possibile, più cose possibile. Certo. Io poi mi sono scaricato, per la gioia di tutti noi appassionati, delle copertine di pezzi in dove ti hai collaborato. Ci sono anche dei pezzi molto molto curiosi, come questo di Carlo Conti, It's Ok, It's Alright. È il primo disco di Carlo questo, sì. È il primo disco di Carlo, vero? Sì. Cioè, con una cosa incredibile. Poi abbiamo questo Crazy Toy, di Ricky Play e Marco DJ. Abbiamo poi ecco Living in the Sky con Mario Mangerano, un pezzo straordinario. Poi ho visto le foto anche con te, con Mario all'epoca. Ecco, ti ricordi qualche aneddoto di questo pezzo straordinario? Bah, mi ricordo che lui veniva da Maccheroni Radio, che era un brano dove lui aveva partecipato e voleva fare una cosa un po' più melodica. E allora trovammo una frase di sintetizzatore che assomigliava un po' a un pezzo di Ruggeri, che però non aveva la stessa armonia, quindi poteva essere ripreso in qualche maniera, e noi usammo insieme un synth analogico, uno Jupiter 8, quindi un suono molto particolare che sostanzialmente riproduceva il riff della canzone, che sistematicamente veniva riprodotto 3-4 volte durante la canzone. Sì, e sì. Poi perché a quei tempi la dance era così, era fatta di strofa, inciso e un grande riff di tastiere analogiche. Grandissimo pezzo. E poi ti ricordi? Sì, come no. Texas, non so, Hollywood, Gianni Tassi. Non so che fine abbia fatto lui, ma il pezzo me lo ricordo. Lui, guarda, abbiamo fatto una chiacchierata tra i primi, a sì. Novembre, sì, e ti saluto. E come sta? Come sta? Ma sta bene, sì, bene. È che non l'ho più sentito. Ma comunque adesso vive in Sud America, eh? Ah, ecco, infatti, appunto, la fine la fa, cioè è andato via. La fine, sì, è scappato. Accidenti, fantastico, Gianni Tassi. Poi cosa abbiamo? Vediamo un po', andiamo nell'album dei ricordi. Abbiamo Marinero, sempre con Marzio Dance. Sì. Ecco, abbiamo visto Texas Johnny. Sì, Zenon, ok. Poi abbiamo anche Riz, In Your Eyes. Sì, questo è un brano che ha fatto anche un po' di successo all'estero, è stato un pezzo che ho fatto con Roberto Buti, sì. Musicista fiorentino, un batterista bravo, anche un bravo autore, ha lavorato anche con la Pausini, credo sia stato anche uno degli autori di Strani Amori, quindi sì. un ragazzo molto, molto bravo, e abbiamo fatto insieme questo pezzo, poi è stato ripreso, è stato riarrangiato, insomma questo brano ha avuto un discreto riscontro, credo anche non solo in Italia ma in Europa. Sì, esatto. Poi lui era un belloccione, insomma. Poi abbiamo Marilyn, I Love You, Fontanelli. Sì, anche questo è stato un brano, sai, poi non me li ricordo tutti. Sì, perché... no, che c'entra, facciamo una carrellata, insomma, è un remember. Okay. Però sì, anche questo è stato un brano che realizzai con molti polifonici, con l'uso di un Moog. Mi ricordo introducemmo per la prima volta la Linn 2, e credo sia stato fatto proprio con la Linn 2, che è stata una delle batterie più, diciamo, più dense di tutte, fu portata in Italia, fu sdoganata in generale in Europa dagli Human League, e da lì insomma noi capimmo che insieme all'Oberheim, però la batteria, la Linn 2 era ancora più potente, aveva una dinamica incredibile sulle uscite, cassa e rullante erano strepitose. Tra l'altro qui c'è anche la collaborazione di Laura Landi alle voci. Sì, è vero, sì. È vero.
Poi We Are Magic di Gregos. Anche questo io non conosco, non lo conoscevo questo sinceramente. Tra l'altro è un disco anche autografato per Cinzia, grazie. Beh. Più e anche questo me lo ricordo un po' meno, me lo ricordo un po' meno, sì, però fu il secondo, la seconda cosa che facemmo con Mario, sì. Sì. Poi Gigolò con gli Italian Boys. Sì, questo lo facemmo a Modena. Ah. Until the Morning uguale. E poi ci fu il grande successo che è Forever Lovers. Sì, lo faccio vedere, guarda, lo faccio vedere, eccolo qui, aspetta, tolgo la condivisione. Forever Lovers, grande, grande brano. Questo è un brano che fece un grande successo anche in Giappone, e vendette molte copie in Giappone, quasi 5 milioni, quindi fu un brano importante per quel periodo, era nei primi anni 80. Era l'80, boh, non mi ricordo, forse 85, 84, penso 85. Era 80, penso, addirittura 87, Marco. 87, Sul disco infatti. 87, sì. Mm. Però lo realizzammo nell'85, 86, poi uscì nell'87. Sì, successivamente, sì. Poi vediamo cosa abbiamo, Klaus, My Emotion, abbiamo Maraja, Lucas. Sì. Poi Prima Donna con Angel You. Ti ricordi, Marco? Con Giorgio Dolce. Con Giorgio Dolce, sì, è vero. Questo non mi ricordo però dove lo registrammo. Sì. Magari dietro sulla copertina c'è scritto qualcosa. Sì, sicuramente, non ce l'ho qui, questa è una foto. Poi abbiamo questo che non ho capito che cos'è, Why Not Gheddafi. Va bene. È un pezzo che abbiamo fatto, sì, è un pezzo che abbiamo fatto sempre a Modena, a Castelfranco d'Emilia. Io lavoravo spesso lì per fare la dance, c'era un po'. In Emilia Romagna c'è sempre stato il culto della dance, del disco mix. È un pezzo che uscì durante la guerra, mi sembra la guerra del... Sì, la guerra in Libia. Del Golfo, del Kuwait. Il Golfo. E mi sembra che fu un brano degli ultimi anni sì, 90. Sì, eravamo a fine. Poi c'è Dottor Martin, You Are the One, sì. Grandissimo pezzo. E poi Forever Love, che abbiamo visto. E poi anche Mr. Zivago con Little Russian, grandissimo successo. Che è un pezzo che fece un grande successo, sì. Soprattutto in Russia fece un grande successo. Infatti ancora oggi il protagonista, che ormai ha la mia età, però il leader, il vocalist del brano, ancora riceve chiamate dalla Russia. Ora non so in questo momento se diciamo è il caso, però comunque per serate, per ospitate con questo brano, perché andò molto bene ed è rimasto un evergreen in Russia. Sì. Poi comunque questa è soltanto una piccola parte, perché poi amici ascoltatori abbiamo, cioè Marco ha collaborato anche in tanti altri mix, veramente tanti. Marco, ma ti ricordi qualche aneddoto particolare in studio? Hai qualche cosa di carino da dirci? Ma sai, la dance è sempre stata un mio pallino, oggi non sarei più nemmeno in grado di affrontarla perché... Però ecco, noi collaboravamo con tanti ragazzi che arrivavano, facevano il loro turno e andavano via. Mi ricordo di tanti scherzi che abbiamo fatto a coristi, coriste. Eravamo nell'età della spensieratezza, perché poi, comunque insomma, giovanissimi, insomma, 17, eravamo giovanissimi. Anni, insomma, Quindi l'aneddoto particolare magari non me lo ricordo, ma ti assicuro che in studio ci si divertiva. Facevamo la notte, lavoravamo la notte fino a tardi, finiva sempre un po' a tarallucci e vino, perché la dance poi ti porta, no, a divertirti, a trovare situazioni che ti indirizzano verso un'allegria, comunque un'allegria tosta, perché ascoltare un pezzo dance, mixarlo, lavorarlo, arrangiarlo, ti dà carica, ti dà energia, non è magari come la pop, come il pop, che comunque al pop devi stare più attento per certe stesure. Lì potevamo fare disco mix di 7 minuti, 8 minuti. Mi ricordo una volta arrivò un produttore che voleva un pezzo ma che non aveva scritto, e che ci fece sentire tipo il giro di basso di un pezzo, la ritmica di un altro, una frase di un'altra ancora,
e attraverso queste tre indicazioni voleva che noi in 5 minuti scrivessimo un pezzo nuovo. Il basso deve fare su per giù così, la batteria su per giù così, la voce su per giù così. Ho capito, ma la canzone come fa? No, non lo so. Allora, e lì ci fu una mezza messa in discussione di tutto il progetto. Poi alla fine mi misi lì insieme al chitarrista, insieme a uno dei ragazzi dello studio, e buttammo giù una melodia e un'armonia. Però non fu facile, perché poi comunque i pezzi andavano scritti in inglese, quindi ci voleva il traduttore, ci voleva uno che scrivesse, pensasse in inglese. Avevamo un paio di ragazzi che ci davano una mano. Questo è successo sia in Forever Lovers sia in altri brani che comunque abbiamo scritto, Gheddafi stesso, insomma, abbiamo scritto lì in studio. Certo. Ma hai mai cantato proprio un brano dance totalmente? No. No, perché ripeto, non sono un cantante adatto a tale genere e neanche specializzato in lingua inglese, quindi ovviamente mi sono tenuto. Io preferisco restare nel mio ruolo, fare quello che mi appartiene e lasciar fare agli altri quello che appartiene agli altri. Per finire, poi ecco il tuo passaggio poi alla musica pop, cioè il Marco Masini che adesso conosciamo. Non è stato un passaggio. Io scrivevo canzoni al di là della dance, le scrivevo a casa da solo al pianoforte insieme a Beppe Dati, e poi già lavoravo con Bigazzi, perché già negli anni primi anni 80 ho cominciato a lavorare con Bigazzi. E infatti un altro pezzo che ho scritto con Bigazzi, io sono partito da Bigazzi sempre con la dance, un pezzo per Mario Manzani, si chiamava Man, il pezzo si chiamava Arabian Go-Go. Quindi con Giancarlo abbiamo lavorato bene e per tanti anni abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto la dance, abbiamo fatto il pop, abbiamo fatto anche qualcosa di più rock, perché ho partecipato ai Florence 99. Quindi progetti che spaziavano veramente da un genere all'altro. E questa è la cosa che comunque mi è sempre piaciuta, non fossilizzarmi in una cosa particolare, ma cercare di imparare e studiare tutto ciò che faceva parte della musica. E contemporaneamente noi stavamo realizzando tante cose, tra le quali anche Si può dare di più, che è il brano di Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi, e la prima voce guida di quel brano la feci io, quindi da lì poi cominciai a specializzarmi nelle voci guide generali dei brani. Ho cantato tanti brani pop che poi hanno interpretato altri artisti, sì. Però io ero il primo a fare la voce perché ero il più intonato di tutti, e Giancarlo mi chiedeva di fare la voce guida per poter poi fare l'arrangiamento. Quindi ho abbandonato piano piano la dance per dedicarmi al pop, perché Giancarlo era una macchina di produzione incredibile, quindi noi dovevamo dedicare tutto il tempo. Non avevo più tempo per andare a Modena, da sì, quando poi entrai con Giancarlo, lavoravo sempre a Settignano, stavamo qui e producevamo giorno per giorno 5-6 cose nuove ogni volta, e dovevano essere finite e consegnate alla casa discografica, quindi il mio tempo diminuiva sempre di più per dedicarmi alla danza. Quindi fu un passaggio lento, un po' come dalla sigaretta alla sigaretta elettronica, ecco, una cosa abbastanza graduale, che però sì, poi certo. Fai una scelta e vai avanti su quella cosa che ti prende di più e ti coinvolge anche a livello professionale. Marco Masini oggi? Oggi sono più anziano, ho la barba e ho 57 anni, però ho sempre appassionato di tutto. Per esempio in macchina io ancora oggi la dance l'ascolto. L'ascolto e mi dà carica. La dance è sempre stata per me veramente un motore di entusiasmo e di positività. Quindi è chiaro che oggi faccio un lavoro diverso, perché mi piace anche buttare giù dei pensieri in italiano. Sono 30 anni che ormai lo faccio, mi sento un ruolo addosso, una responsabilità. Ho tanti ragazzi che mi scrivono, che mi seguono, quindi è chiaro che il mio ruolo sia abbastanza definito. Però, ripeto, la musica da ascoltare tutta è permessa, quindi a me credo che poi per tutti quanti, non solo per me, ma soprattutto per i ragazzi giovani,
ascoltare veramente tutti i generi musicali sia la miglior maniera per imparare, per studiare e per essere sempre allineati con quelli che sono i parametri della realtà di oggi. Ora insomma, stai partendo anche per il tour estivo. Allora, il tour estivo non partirà a settembre, abbiamo annunciato su Instagram tutte le date, poi ci sarà una ripresa teatrale per finire questi nostri, diciamo, 30 anni di carriera, anche se poi alla fine saranno 32, però il Covid ci ha fermato per 2 anni, avevamo un programma, l'abbiamo realizzato per metà e adesso lo andiamo a finalizzare con questa ultima tranche teatrale da novembre a dicembre. Ah, bello, bello, bello. Dai Marco, che facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori? Come no? Ci vuoi dare l'ultima chicca se ce l'hai? Cosa stai preparando? Se c'è qualche... No, ma sto scrivendo, quello è sempre, come dire, insito nella mia quotidianità, perché la mia quotidianità si basa proprio sullo scoprire cose nuove, scrivere cose nuove, quindi ci stiamo provando insieme a tanti miei collaboratori, autori che lavorano con me, e quindi stiamo facendo questo per adesso. Poi altre chicche non ce l'ho, perché finché non ho un progetto, e poi vediamo anche quello che succederà, perché comunque questa situazione tra pandemie, guerre e tutta una serie di cose ci lasciano un po' con la paura addosso e anche con il rischio di fare una programmazione che poi non viene rispettata. Sì, quindi, certo. Quindi vediamo quello che succede nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Ok Marco, dai, salutiamo i nostri ascoltatori. Sì, io saluto tutti i tuoi ascoltatori e spero di vedervi presto, magari con un altro brano dance, perché non escludo neanche questo. Grande, grande, e grazie Marco. Io vi aspetto tutti alla prossima puntata, sono veramente contento, lo dico apertamente, perché Marco mi ha dato una grande emozione e lo ringrazio di cuore. Grazie veramente. Grazie a te. Vi aspetto tutti con tante curiosità e tanti ospiti alle prossime puntate. Un grosso abbraccio da Massimo e da Marco Masini. Ciao, alla prossima! Ciao, grazie! Three, two, one, zero, begin.
going down to the town of my let's do the fight and dance tonight. Let's go move it, can you already? You can dance and sing it out. Solution is to believe in the sky. I can visualize.
and me tonight. The best solution is to believe it in the sky. Never be so right. In the dark of the night, I can touch your face. We'll be right back.
even a dog could dance. Don't you think it? Bow bow. But here's the song for other lovers. It can be anything, the same old story. Take it again. I said, I can't think about it. What do you think I can say? I said, that's girl. That's it, girl again. I know it's not my love, but we will take it. We'll be right back.
Maharaja, take the camel Ali Baba. Ma Maharaja, take the money Ali Baba. Ma Maharaja, take the woman Ali Baba. Passion for